Buonasera ad Emilia Canonaco, in apertura di questa nuova edizione del nostro giornale L'Economia. Dopo i 25 milioni di euro stanziati dalla Giunta regionale, nuova boccata d'ossigeno nella nostra regione per le piccole e medie imprese. In apertura di giornale vi racconteremo qual è quest'ultima iniziativa. Per contribuire al debole tessuto economico calabrese è siglato un accordo quadro tra Fincalabre e Banca Carime che prevede iniziative a sostegno finanziario destinate alle piccole e medie imprese. Per il presidente De Rose si tratta di una buona opportunità che va nella direzione della crescita. Adesso che l'ospedale di Praia Mare è stato trasformato in casa della salute, i cittadini dell'Alto Tirreno optano per le strutture della vicina Basilicata, ma queste ultime fanno sapere che non accetteranno più prenotazioni fino a quando la regione Calabria non salderà i conti in sospeso. Si era presentato al pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza proveniente dall'ospedale di Paola, dove i sanitari gli avevano diagnosticato una ischemia transitoria. Giunto nel nosocomio Bruzio, sarebbe stato visitato dai sanitari e mandato a casa, dove l'uomo è morto 2 giorni dopo. La procura ha aperto un'inchiesta. È stato un contadino, mentre era intento ad arare nel suo podere, a trovare il cadavere di Stefano Blasi, l'ufficiale di Marina, scomparso da Pizzo Calabro lo scorso 5 giugno. Al momento l'ipotesi più probabile è quella del suicidio, ma si attende l'esito dell'esame autoptico disposto dalla procura di Vibo. A 3 anni dalla scomparsa, il caso di Rina Pennetti è chiuso. La Procura della Repubblica del Tribunale di Cosenza ne ha chiesto l'archiviazione al GIP. Commercianti e cittadini convinti della bontà dell'iniziativa dei negozi a tempo nel centro storico di Cosenza. Dopo la prima fase di sperimentazione, il bilancio sembra essere positivo. Botteghe aperte fino a mezzanotte. Stanno facendo rivivere l'antico borgo. L'economia allora subito in primo piano con questi 200 milioni di euro frutto dell'accordo siglato tra Fincalabra e Banca Carime, soldi destinati alle piccole e medie imprese della nostra regione che soffrono perché il tessuto economico sociale è già debole e precario di per se stesso e la crisi non ha fatto altro che aumentare questi problemi atavici. In apertura Rosalba Baldino con il Presidente De Rose, presidente di Fincalabra, che ci illustra i particolari della iniziativa. 200 milioni di euro disponibili per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese calabresi, lo ha sancito un protocollo d'intesa firmato oggi a Catanzaro tra Fincalabra e Banca Carime. Come funzionerà questo strumento? È destinato ad imprese che abbiano non più di 249 dipendenti, non più di 290 milioni di euro di fatturato, non più di 43 milioni di euro di attivo, insomma sono pochissime le imprese che resterebbero fuori. Quindi diciamo la gran parte delle imprese calabresi. E possono essere utilizzate per tutti i tipi di esigenze, dal nuovo investimento al consolidamento di passività, all'anticipazione di fatture, alla cessione di crediti verso la pubblica amministrazione, ricerca, tutto quello che può essere, diciamo, sostanzialmente. Fincalabre diventa virtualmente uno sportello bancario. Tra l'altro a tassi agevolativi. Sì, il tasso, diciamo, è mediamente più basso del tasso di mercato del 35-40%. Una trattativa lunga 6 mesi per arrivare all'accordo, un accordo favorito dalla regione. Il governatore ha sottolineato che la Calabria cresce e si sviluppa se si ragiona nella logica della squadra. Credo che questo sia il messaggio più forte che oggi dobbiamo lanciare. Lei ha anche fatto un altro appello, quello cioè alle imprese di creare filiera sul territorio. In concreto cosa vuol dire? Significa che oggi funziona il sistema delle filiere, rafforza i mercati e crea un'economia importante sui territori. Agevola il percorso del mondo imprenditoriale. Noi abbiamo tante imprese che sono leader ma che hanno bisogno oggi di questo tipo di meccanismo per incentivare e far crescere la propria capacità di stare sul mercato. E beh, in un momento in cui le banche, soprattutto nella nostra regione, sono sul tavolo degli imputati per gli atti
gli alti tassi di interesse che vengono praticati, ma soprattutto per la stretta creditizia che purtroppo sta mettendo in ginocchio tantissime aziende, l'iniziativa di cui ci ha parlato la collega Baldino, iniziativa che vede impegnata Banca Carime, va sicuramente nella direzione opposta. Voltiamo decisamente pagina, parliamo adesso di sanità, quello di Praiamare, come saprete, non è più un ospedale. Il piano di rientro lo ha immaginato come casa della salute, il che vuol dire semplice dei sargeri. La conseguenza più immediata è che molti cittadini dell'Alto Tirreno Cosentino vanno a farsi curare in Basilicata. Naturalmente queste prestazioni devono poi essere pagate dalla Regione Calabria. Proprio la Basilicata fa sapere finché il pregresso non verrà saldato, le prestazioni saranno bloccate. Palmieri. La scritta all'ingresso della struttura di Praia è stata cambiata a Casa della Salute, la nuova dicitura. Vi è anche l'insegna, pronto soccorso mutata in punto di primo intervento. Oggi nel reparto di emergenza si trattano solo i codici bianchi e verdi. Non possono più essere attuate le procedure di urgenza. Il reparto di chirurgia offre solo il servizio di day surgery, ovvero interventi con dismissione del paziente nell'arco di una giornata. Il laboratorio di analisi e la radiologia sono attivi 12 ore. Questa è la nuova geografia disegnata dal piano di rientro. Dopo mesi di proteste e manifestazioni ci si avvia alla prima stagione estiva con tante incognite. Questa struttura gli scorsi anni era punto di riferimento per i turisti. Ora spiegano i sanitari al parlamentare del PD Laratte, al consigliere regionale Guccione, garantiremo meno servizi. Uomini e mezzi sono stati mandati nei centri di Paola e Cetraro. Luglio, però diciamo che la frenata forte l'abbiamo avuto quando due mesi fa ci stava dal primo aprile, dal primo purtroppo le persone più che altro si sono riversate sulla Basilicata. Ci si informa tra i reparti. Il piano di rientro per ora, dicono i sanitari, ha prodotto solo un aumento di spesa. I centri della Basilicata sono pieni di richieste provenienti dall'Alto Tirreno Cosentino. In quest'area sappiamo che noi siamo diventati i migliori contribuenti della Basilicata, dell'azienda sanitaria della Basilicata, perché c'è stato un aumento, mi dicono, del 40% dei ricoveri. La scelta cade sui centri di Lago Negro, Lauria e Maratea. Praiamare e Lago Negro distano 35 km, la metà di quanto dista l'ospedale di Praia da quello di Paola. Per gli interventi nel reparto di ortopedia allora si opta per la Basilicata, con un aggravio delle spese per le casse della regione. Adesso la Basilicata dice o pagate o noi vi garantiamo solo le urgenze e non ricoveriamo più. Un paradosso, dice il consigliere Guccione, che chiede alla regione di rivedere i criteri del piano di rientro. Basta commissariamento, dice l'esponente del PD, sia il consiglio regionale a decidere l'offerta sanitaria. E all'ospedale di Paola si era invece rivolto un uomo di 50 anni. In questo ospedale gli avevano diagnosticato una ischemia transitoria. Dimesso, l'uomo il giorno dopo si è recato al pronto soccorso dell'ospedale di Cosenza, è stato mandato via anche dall'Annunziata ed è morto dopo 24 ore. Adesso le sue due figlie, nonostante il dolore per la perdita del genitore, vogliono comunque che sulla vicenda venga scritta la parola verità, ecco perché si sono rivolte alla Procura della Repubblica di Cosenza e sentiamo Marisa Falli. Hanno perso improvvisamente il padre, un dolore straziante, indicibile, accentuato dal fatto che su quella morte si addensano dubbi e sospetti, che l'evoluzione dei fatti più che ineluttabile sembra frutto di negligenza e superficialità da parte di chi poteva salvargli la vita, ovvero un presunto caso di mala sanità. E così due giovani donne di Amantea hanno deciso di andare fino in fondo, di fare luce sul decesso del padre, un uomo di 50 anni, e si sono rivolte al procuratore di Cosenza Dario Granieri, al quale hanno presentato una querela nei confronti di alcuni sanitari del pronto soccorso di Cosenza e di chiunque abbia avuto responsabilità nella gestione sanitaria del padre. Hanno ricostruito quei momenti tragici che, come scrivono nell'esposto, hanno sconvolto in maniera irreparabile le loro vite, già segnate dalla morte prematura della mamma 10 anni fa. Il tutto è iniziato la mattina del 15 maggio scorso, quando l'uomo improvvisamente si è sentito male, forti dolori allo stomaco, sudorazione e disartria, ovvero difficoltà a parlare, immediata la corsa presso il pronto soccorso di Paola,
Qui i sanitari diagnosticano un TIA, ovvero un attacco ischemico transitorio. Rimane per qualche ora sotto osservazione, nel pomeriggio decide di tornare a casa, nonostante le condizioni rimanevano preoccupanti. Nella notte il peggioramento e questa volta si opta per il pronto soccorso di Cosenza. Arrivato all'Annunziata, l'uomo riferisce di stare molto male e della diagnosi all'ospedale di Paola. Viene sottoposto a visita neurologica, lo specialista consiglia una risonanza o un TAC da ripetere a distanza di 2 settimane. Perché c'erano delle anomalie compatibili con una lesione irritativa cerebrale. Ma a questo punto, raccontano le ragazze, il medico del pronto soccorso disattende le indicazioni. Questa è la loro versione, ovviamente tutta da confermare. Diagnostica una crisi epilettica e gli prescrive i farmaci relativi. 3 ore dopo, nonostante i dolori persistenti, l'uomo viene dimesso e torna a casa. Ma a distanza di 24 ore il suo cuore si ferma, lasciando nella disperazione le figlie, disperazione aggravata dal sospetto che il genitore non abbia ricevuto l'attenzione e le cure necessarie. Da qui la denuncia. Ora sarà la Procura di Cosenza, che ha già aperto un'inchiesta, a stabilire se siamo in presenza dell'ennesimo caso di mala sanità oppure no, se vi siano state o meno delle responsabilità. E naturalmente, come già precisato nel suo servizio dalla collega Marisa Fallico, tutto dovrà essere accertato fino in fondo. Allora, ci spostiamo nel Vibonese, a Pizzo per essere più precisi. Dallo scorso 5 giugno non si avevano più notizie di un ufficiale di Marina, Stefano Blasi, di 33 anni. Lui era sbarcato dal mercantile sul quale lavorava, sul quale era stato per 5 mesi, poi appunto questa scomparsa improvvisa con la denuncia fatta dalla moglie di Stefano Blasi ai carabinieri. Il suo corpo cadavere è stato trovato nella giornata odierna da un contadino che era intento ad arare un pezzo di terra. Stefano Blasi era all'interno della sua automobile nascosta in una fitta vegetazione. Sentiamo Gianluca Pasqua. Ecco dove era finito Stefano Blasi. L'ufficiale della Marina Mercantile, scomparso il 5 giugno scorso, non si è mai mosso da Pizzo. Il suo cadavere è stato ritrovato questa mattina a bordo dell'Alfa Romeo 156, con cui si era allontanato da casa dopo aver accompagnato il figlio letto all'asilo. La vettura è stata notata da un agricoltore che stava lavorando la terra con il trattore. La zona è particolarmente impervia e nascosta dalla fitta vegetazione. Pare che il campo confinante con Maierato non sia un luogo qualunque. Blasi conosceva il posto per averlo frequentato quando era un ragazzo. Ma cosa è successo all'uomo 33enne, sbarcato da una nave mercantile dopo un lungo periodo di navigazione una settimana prima della sua scomparsa? La moglie nei giorni scorsi ha lanciato diversi appelli, descrivendo il marito come un padre esemplare che mai si sarebbe allontanato da casa volontariamente. I parenti parlano di un problema di salute, comunque non grave e quasi risolto con le terapie che l'uomo stava affrontando. Altri dicono invece che in famiglia ci fossero delle tensioni e liti continue, indizi che potrebbero far pensare a un suicidio. Qualche elemento in più sarà fornito dal primo esame da parte del medico legale, che ha dovuto attendere il difficoltoso recupero dell'auto per analizzare il cadavere, poi dall'eventuale esame autoptico. Non si sa se il corpo, rinvenuto in avanzato stato di composizione, presenta ferite d'arma da fuoco e altri segni che possano spiegare il decesso dell'ufficiale, che prima di sparire nel nulla si era presentato in questura per rinnovare il passaporto. Sul luogo del ritrovamento i carabinieri del comando provinciale di Vibo e quelli di Pizzo, che stanno conducendo le indagini, nessuna ipotesi al momento esclusa. Noi continuiamo con la cronaca, ma torniamo nel Cosentino. Era il 6 ottobre del 2009 quando da Rende scompariva una giovane donna, madre di 2 figli, Rina Pennetti. Un po' di tempo fa la procura di Cosenza, su richiesta dei familiari, aveva riaperto il caso, perché secondo insomma i familiari era assurdo che Rina avesse deciso autonomamente di cambiare radicalmente vita o comunque di non dare più notizie. Il lavoro investigativo è andato avanti per tutti questi mesi, ma adesso è stata la stessa procura della Repubblica Abruzzi a chiedere al GIP l'archiviazione del caso. Isabella Rocca.
3 anni di ricerche infruttuose con sensitivi e criminologi che si sono alternati nel tracciare piste della speranza e della delusione. Rimane però avvolta nel mistero la scomparsa di Rina Pennetti, la 33enne di Spezzano della Sila, della quale non si hanno più notizie dal 6 ottobre del 2009, giorno in cui fu vista l'ultima volta a Rende. E adesso la Procura di Cosenza ha chiesto al GIP l'archiviazione del caso. Si fermano le ricerche da parte degli investigatori dopo 3 anni caratterizzati da falsi avvistamenti e piste sbagliate. Allora, che fine ha fatto Rina? Si è trattato di un allontanamento volontario o cos'altro? E soprattutto, è ancora viva? Interrogativi rimasti senza una risposta. Della giovane non è stata trovata nessuna traccia. Dal 6 ottobre di 3 anni fa, Rina sembra essere stata inghiottita dal nulla. Resta solo la sua borsa con dentro documenti e cellulare ritrovati davanti un salone di bellezza dove la 33enne si era recata quella mattina per chiedere informazioni. Poi il silenzio, insopportabile per i familiari, per la sorella soprattutto, che in questi anni con tenacia non ha mai smesso di lottare, di cercare la verità sulla scomparsa della sua congiunta. Adesso però le ricerche si fermano, a meno che non emergano nuovi elementi, ma al momento rimane il mistero sulla sorte di Rina. E il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il sequestro dell'impianto comunale di depurazione di Spezzano Albanese. Nell'ambito delle indagini avviate per violazione della legge ambientale sono state emesse dal GIP 3 informazioni di garanzia nei confronti di altrettanti soggetti riconducibili alla società Smeco Cosenza SRL che gestiva il funzionamento dell'impianto. Il sequestro dell'impianto di depurazione era stato eseguito dagli agenti della Polizia Provinciale di Cosenza che avevano accertato la mancata effettuazione delle operazioni di filtraggio dei reflui in ingresso, i quali fuoriuscendo in parte nel pozzetto di scarico confluivano nel canale collegato direttamente al fiume Coscile. Sentite invece adesso questa notizia: facciamo solo 10 funerali all'anno e l'assicurazione costa troppo. Si sono giustificati così con la polizia stradale i due titolari di un'agenzia di pompe funebri calabrese fermati sull'autostrada del Brennero a bordo di un carro funebre Mercedes senza assicurazione. Il mezzo stava trasportando la salma di un 84enne deceduto a Bergamo e destinato a Crotone per la tumulazione. Andiamo piano e non facciamo incidenti, hanno detto durante i controlli padre e figlio, titolari della ditta di onoranze funebri. A parte ora lavoriamo soltanto in Calabria, hanno aggiunto agli agenti che però hanno sequestrato il veicolo non prima, naturalmente, di essersi prodigati affinché la salma venisse trasbordata per proseguire il viaggio verso Crotone e dunque consentire la celebrazione dei funerali. Voltiamo decisamente pagina con il prossimo servizio. Vediamo di tracciare il bilancio di questa iniziativa posta in essere dall'amministrazione comunale di Cosenza e finalizzata a ridare nuova linfa vitale al centro storico attraverso i cosiddetti negozi a tempo. A Cosenza grande successo di presenza nel primo fine settimana di apertura dei Temporary Store. Finalmente il centro storico è tornato a vivere, lo ha testimoniato anche un nutrito gruppo di bambini che dopo aver attraversato allegramente Corso Telesio ha piantato dei fiori variopinti lungo le gradinate del maestoso Duomo come simbolo di rinascita di uno dei quartieri più belli della città. Soddisfazione da parte dei cittadini ma anche e soprattutto da parte delle aziende che hanno inteso sposare in pieno il progetto fortemente voluto dal sindaco Mario Chiuto. Questa è una bella iniziativa, attualmente siamo in 19, so che a settembre dovremmo diventare 40. Mi piacerebbe che tutto il corso si popolasse di negozi, di piccoli negozi, aspettando anche il Natale con le bancarelle, perché no venire qui, fare shopping, vedere negozi di Natale, cioè l'atmosfera è giusta e il posto è bellissimo. E devo dire, faccio anche un grande applauso alle persone che vivono in questo posto, perché veramente sono, cioè qui ho trovato proprio la familiarità, i primi giorni ti guardano strani, poi dopo diventi quasi una famiglia per cui si preoccupano di venire, chiedono il buongiorno le signore, è stata una cosa molto carina, quindi applaudo il sindaco su questa cosa. Il fine settimana abbiamo avuto moltissime visite ed è stato apprezzato molto questo atelier di moda di Milano e la stilista Daniela Del Cima. Ho visto un grosso movimento di persone, di gente curiosa e penso che
il comune, il sindaco abbia fatto qualcosa di veramente eccezionale. C'è stato un grandissimo riscontro e sono venute a passeggiare molte persone incuriosite dallo spazio e dai temporary store, ovviamente fanno domande, quindi prendono il programma e sono soddisfatissimi di questa piccola rinascita del centro storico. Nel primo fine settimana, fino alla mezzanotte, sono stati tanti cosentini e non solo a godere di piacevoli passeggiate lungo il corso più antico della città. Tra l'acquisto di un vestito, un paio di scarpe e un buon libro, nelle 19 botteghe che offrono merce di altissimo livello a prezzi veramente competitivi. A fare da cornice alla suggestione del luogo c'è stata anche tanta buona musica affidata nella serata di venerdì al concerto di Nuvole dal Messico con il tributo a Giuliano Palma, mentre sabato è toccato a Rubber Soul con il tributo ai Beatles. Le antiche botteghe da settembre saranno molte di più e con merce ancora più diversificata. Intanto fervono i preparativi per un nuovo grande evento lungo Fiume Boulevard che da giovedì 21 giugno e per tutta l'estate animerà le serate dei cosentini nello scenario più incantato della città. Adesso la medicina con la giornata medica, la 32esima giornata medica organizzata dalle Terme Lugiane e quest'anno dedicata alle patologie flogistiche dell'apparato otorino-laringoiatrico. Stefania Belvedere. Al di là degli argomenti che ormai per tradizione testimoniano la valenza delle Terme Lugiane dal punto di vista terapeutico e curativo, lo stabilimento annualmente ospita anche giornate dedicate allo studio e all'approfondimento di materie mediche di grande interesse. Per la 32esima attenzione puntata sulle patologie flogistiche del distretto ORL, quelle che per intenderci riguardano l'apparato otorino laringoiatrico. Le otiti, le rinosinusiti batteriche, le riniti allergiche, le faringotonsillite e le sindromi rinobronchiali da un punto di vista epidemiologico risultano molto frequenti, tanto da rappresentare la seconda causa in termini di frequenza di ricorso del paziente alle cure del medico e la prima causa di spesa farmacologica per patologia acuta. Ed è proprio per questo che i lavori del congresso si sono incentrati su queste patologie. È una patologia che interessa tutte le fasce di età, è il caso di dire veramente da 0 a 99 anni, ed è una patologia per la quale oltre la metà dei curanti che si rivolgono alle terme effettuano appunto le terapie termali, in particolar modo le terapie inalatorie che sono appunto indicate in questo tipo di patologia. Come sempre in chiusura di giornale appuntamento con le previsioni del tempo. Allora è davvero tutto, il resto non ci sono aggiornamenti di rilievo, dunque mi fermo qui, vi ringrazio come sempre per l'attenzione che ci avete manifestato, vi auguro una buona serata e vi ricordo che l'informazione torna in diretta alle 22:30, arrivederci più tardi.